è un libro, cioè, non so se vi rendete conto, ma non è solo un libro, è anche uno splendido percorso di educazione sentimentale, persino di educazione civica, nel senso che tu, o almeno io, in un libro, vi propongo sempre di raccontare ai bambini qualcosa che possa servire a risarcirli addirittura. Risarcirli nel senso che sono convinto che noi adulti gli combiniamo un sacco di cose che non sono perfette, eh? Nel senso che magari gli impegniamo tutti i pomeriggi, per esempio, gli priviamo il diritto al gioco, al confronto tra pari, gli organizziamo la vita, il che va benissimo, certo, sono stimoli. Anche mia figlia da bambina mi ha fatto di cose, nuoto, danza, piscina, violino, hai voglia, ma spesso gli rubiamo il tempo libero, che è uno dei più preziosi, il diritto al gioco. Oppure gli rubiamo i pensieri segreti nascosti nei diari segreti, il diritto alla privacy. Questo libro è una scommessa che vuole raccontare i loro diritti ai bambini in maniera lieve, attraverso una storia organica, articolata come un vero e proprio racconto breve, illustrato da me medesimo, mi sono proprio divertito. Roberto Cicala di Intermina mi ha lasciato divertire a illustrarmi il mio libro. Alessandra, la grafica che presento sempre come una delle più brave di Tre Galassie soltanto, ha impaginato il tutto e adesso siamo pronti per parlare ai bambini dei loro diritti attraverso un libro che è una storia lieve. Ah, ma a me piace questo libro presentarlo soprattutto agli adulti, a noi adulti che spesso dimentichiamo quali sono i diritti dei bambini.